A Taranto a breve nascerà la prima fattoria didattica. Il progetto, che verrà discusso il prossimo 2 febbraio anche alla Regione, è stato In un pensato per incontro che abbiamo impedire che fatto si con cui. ripetano gli abbattimenti di pecore contaminate da diossina, così come è avvenuto per ordinanza regionale la scorsa estate in diversi allevamenti tarantini. I capi di bestiame verranno tenuti in vita, infatti, curati e utilizzati a scopo scientifico, analizzati e studiati affinché si possa capire quali siano gli effetti della diossina sull'organismo, in modo tale da trovare anche le giuste contromisure. Si tratta di un progetto innovativo alla base del quale vi è la sentenza del TAR di Lecce, che in data 13 gennaio ha sospeso l'ordinanza di abbattimento di 400 ovini della masseria d'Alessandro di Grottaglie in provincia di Taranto. Questa città, che è stata sempre rappresentata come la città maglia nera per l'ambiente, sta diventando una città maglia rosa, perché questa battaglia contro la mattanza, perché l'abbiamo vinta al TAR. Adesso noi il 2 febbraio abbiamo con la Regione l'intervento per precisare quest'idea della fattoria didattica, nella quale anziché uccidere gli animali vengono curati, studiati, per far sì che non solo Taranto, non solo gli allevatori nostri, ma tutti gli allevatori italiani possano sapere come curare, nel caso in cui si dovesse manifestare questa malattia, come curarla senza uccidere gli animali.